Se avete aperto questo video o siete intenzionati a comprare una Fujifilm XH2S e sperate che io tiri fuori un motivo per non farvi spendere i vostri soldi, o avete già un H2S e sperate che io ne parli male in modo tale da lanciare una shitstorm epocale, o terza opzione, usate Kaniko Sony Panalaika e volete una conferma della superiorità indiscussa del vostro brand. Ecco, mi dispiace deludervi, ma non si tratta di nessuna di queste opzioni. Salve gente, bentornati sul canale. 2 mesi fa ho effettivamente acquistato una XH2S e sì, me ne esco solo ora con questa big news. Non so bene per chi, ma pare che se un fotografo, per giunta youtuber, acquisti una nuova attrezzatura, sia costretto moralmente a dirlo a megafoni spianati. Ad ogni modo, come mi trovo? Una bomba, è inutile discuterne. Soprattutto perché venivo da X-T4 e X-T3 che ho usato contemporaneamente negli ultimi 3 anni. La prima come main camera, la seconda come backup. Nel mio lavoro mi occupo di fotografia sportiva, di reportage, di eventi e di paesaggio. E senza entrare in tecnicismi vari o specifiche, per quello vi rimando alla mia prova sul campo, la H2S batte la T4 e ancor di più la T3 su un'infinità di campi. Primo tra tutti l'autofocus. Ma anche mirino, ergonomia, porte e connessioni, wifi, menu semplificato, quantità di tasti, customizzazione infinita, raffica, nuove simulazioni, specifiche video e tanto altro. No, leggo perché altrimenti mi sarei sicuramente dimenticato qualcosa. Ecco, per quanto io sia super soddisfatto del mio acquisto, c'è un ma. E adesso ne parliamo. È vero, queste nuove caratteristiche mi hanno permesso di portare a casa con maggiore serenità dei lavori per grandi brand. E chi mi segue su Instagram avrà intuito qualcosa. Che con la T3 o la T4 sarebbero stati decisamente più complessi. Ma non solo, mi ha anche dato il coraggio e anche la forza di potermi proporre a nuovi brand con standard più elevati. Mi spiego meglio, come ho sempre detto, l'attrezzatura non fa la foto, ma come ho sempre ribadito dopo, dire che l'attrezzatura non conta è una bella calla. Cioè, sono due facce della stessa medaglia e gli assoluti, come al solito, non portano mai a nulla di buono. Nella mia ultima trasferta di lavoro siamo arrivati all'ultima location dello shooting a 20 minuti dal tramonto. E con la troupe di Capta avremmo dovuto fare foto e video di un'automobile che scendeva lungo dei tornanti di una strada di montagna. Drone, video da terra e fotografie. Praticamente in 20 minuti una discesa a testa che si traduce in una sola chance per ognuno di noi. Con le vecchie camere, al primo scatto fuori fuoco avrei chiesto al driver di fare un altro passaggio, ma come avete capito bene non c'era il tempo. Così mi sarei trovato nella posizione di dovercela mettere davvero tutta, pregare Sant'Arnolfo da Metz, protettore dei lampeggiatori, e sperare nell'autofocus, come spero nel vostro like a questo video. Per cui XH2S, ma ho tenuto una delle due vecchie camere, la T3, e non vi nascondo che per alcune situazioni non c'è davvero paragone. E non so matto, adesso vi spiego. Qualche giorno fa ho svolto un piccolo reportage al corso WISP per maestri di parkour. Corso che si è tenuto a Roma e per questa possibilità voglio ringraziare la WISP nazionale, il centro sportivo Fulvio Bernardini, Fabio Saraceni, Antonio Califato, Alessandro Pennella e Riccardo Calli. Ecco, in questo evento avrei trovato molteplici situazioni che si sarebbero tradotte in foto sportive, foto di reportage, dettagli, ritrattistica e così via. Era chiaro che la XH2S sarebbe dovuta essere la mia prima scelta e invece ho portato la T3, lasciando proprio a casa la 2S. T3 16-55, 18-1.4 e 33-1.4. Ed è stata la scelta migliore perché è vero che la T3 ha vari limiti, ma anche dei vantaggi notevoli. Partiamo col dire che la qualità di immagine è, per quanto ne voglia dire Fuji, mi dispiace, ma è praticamente identica a quella della H2S. Sicuramente ho perso la stabilizzazione, ma ho guadagnato in portabilità e discrezione. Sembra una stupidaggine, ma quando fotografate persone che non vi conoscono, presentarsi con un carro armato e puntarglielo in faccia non è mai un buon biglietto da visita. E questo si vedrà nelle foto, ve lo garantisco, perché un conto è fotografare una persona spensierata, un conto è fotografare una persona che sta a disagio. Autofocus sicuramente inferiore a quello della sorella maggiore, ma in questa situazione avevo 3 vantaggi. Conoscere l'attività, conoscere la location e soprattutto non avere delle situazioni one life shot come nel lavoro di qui sopra. Infine, semplicità, meno tasti, uno schermo che non fa 1000 movimenti strani, meno cose a cui pensare, cioè semplicemente ero dedicato alla foto. Ora, anche l'H2S ha quella tattilità che contraddistingue tutti i corpi macchina Fujifilm, ma non arriva a quello della T3, della T4 e della T5, per capirci. Ma non solo, vi porto un piccolo esempio, l'H2S ha un sistema di autofocus talmente sensibile che cambiando le impostazioni di tracciamento nel menu
ecco, cambia veramente il comportamento della camera. Una differenza talmente netta che vi porta ad avere oppure no lo scatto. Ecco, nella T3 quell'impostazione è molto meno efficace, il che è uno svantaggio in senso assoluto, siamo pienamente d'accordo, ma in questa situazione si traduce semplicemente in qualcosa in meno al quale pensare. Insomma, less is more, e nel reportage è il mantra. Ma per chiudere, anche le ghiere, le odiatissime ghiere che hanno la fortuna di essere analogiche, e quando la camera è spenta oppure gli schermi o il mirino non sono accessibili perché state scattando da terra, da per aria, da dove pare, ecco, fanno la differenza. Ma soprattutto vi danno una maggiore consapevolezza delle impostazioni di scatto, perché per cambiarle dovrete visualizzarle, siete costretti a leggere sulle ghiere. E vi garantisco che non è come girare una ghiera non segnata, perché vedere qualcosa ve lo fissa in mente e vi permette di ragionarci di più. È un sistema meno veloce? Sì. Vi impedirà di avere lo scatto? No. Semplicemente vi abituerà a prevedere quello che sta succedendo e quindi a impostare la camera prima che l'azione avvenga. Insomma, la T3, come anche la T5 sicuramente, vi permettono di concentrarvi di più sull'azione, su quello che vi sta circondando e non sulla camera. E per questo quando ho acquistato la H2S ho dato indietro la T4 e non la T3, perché la T4 con quello schermo articolato, ecco, già era un oggetto più macchinoso da utilizzare. A riprova di ciò conosciamo tutti il successo enorme planetario di Leica, che con i suoi 4 tasti in croce praticamente è il brand massimo nel reportage, semplicemente perché vi permette di concentrarvi tantissimo sul processo creativo e non sul processo tecnico. Come sempre ragazzi, la macchina migliore non esiste, esiste la macchina migliore per voi o per le vostre esigenze. Detto questo, siamo arrivati alla fine di questo breve episodio. Spero che la mia esperienza vi abbia aiutato, o perlomeno vi abbia fatto ragionare un pochino, e non farvi comprare corpi macchina o lenti che poi alla fine non utilizzerete, avrete speso un pacco dei soldi semplicemente perché qualcuno vi ha detto che era il più figo della terra, e probabilmente lo è anche, ma se poi voi non vi serve, che ve lo fate a fare? Cioè, un giorno recensirò un set di forchette da brodo, voglio vedere quanti se le comprano. Comunque, se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e lasciate un like, poi se avete domande scrivete qui sotto oppure su Instagram, e poi come sempre, se volete offrirmi un caffè per questi contenuti che porto sul canale gratuitamente, potete farlo perché ho aperto un account su Buy Me a Coffee, quindi potrete farmi una donazione, una tantum o mensile, scegliete voi. Ma com'era? Ah no, sì, fino al prossimo episodio, ciao!